Ciao ragazze, buongiorno. Oggi andremo a realizzare l'altro orecchino. Eccolo qua, l'altro di questo. Allora, di questo vi sto chiedendo il nome su Facebook, perché ho in mente di comunque dare il nome che voi mi suggerite, quindi il nome che mi piace di più tra tutti quelli che voi mi suggerite, io lo darò a questi orecchini e in più citerò la persona che me l'ha giustamente consigliato. Quindi, ok, un piccolo giochino così semplice semplice. Se volete partecipare con suggerirmi anche sotto qui nei commenti, io aspetterò anche i commenti sotto il video e tra tutti i commenti che mi piacciono di più. Praticamente farò un video a parte dove comunque sceglierò il nome che mi piace di più e quindi citerò anche la persona che me l'ha suggerito. Quindi è un piccolo giochino. Poi, allora, adesso partiamo con i materiali che ci servono per realizzare questo orecchino. Ci servono semplicissimi materiali, semplicissimi che abbiamo tutti in casa. Super Duo, semplice, là ci stiamo, no? Super Duo io le sto utilizzando in due colorazioni, le Full Amber e le California Blu, che sono spettacolari, cioè sono spettacolari queste Super Duo. Le ho prese dalla pallina quando ho fatto il mio primo ordine da loro e sono stupende. Poi ci servono Rivoli Swarovski, io sto utilizzando questo che è uno tra i miei preferiti, la colorazione Majestic Blue, quindi io adoro questo colore, proprio me ne sono innamorata. Dopodiché ci servono Bicono sempre Swarovski da 4 mm perché questo è veramente un tripudio di Swarovski da 4 mm e sto utilizzando la colorazione Saint Opal B2 Pearl e la colorazione Capri Blu. Poi ci servono Rocaille Toho 80, 110, 150. Poi filo Fireline, io sto utilizzando questo 0,15, colorazione Smoke. L'ago è un pony da misura 10. Poi ci servono perni, monachelle, insomma quello che voi volete. Io sto utilizzando queste orecchine Eclipse in Zama che ho trovato da ragazzo al mercato sì, perché quello c'era prima, se n'è andato a Londra, ne è arrivato un altro che sta portando piano piano, sta allestendo di nuovo un banco, un bel banco. Questi c'erano l'altra volta e ho preso sia questi a cuore che questi qui e l'ho pagati 2 euro a bustina. Ok. Io vi ho detto tutto, quindi dobbiamo partire con l'incastonatura del nostro Rivoli. Allora, come voi sapete, io incastono con le Toho e parto da 20 Rocaille, 20 Rocaille 80 Toho. Ok, lo ripeto perché almeno magari anche l'altro video ho detto la misura, cioè quante perline uso per incastonare, però mi è stato richiesto di nuovo perché magari non hanno capito bene, io ve l'ho specificato. Allora, ho inserito 20 rocaille sul mio filo, ho chiuso a cerchio, ho fermato con due nodini, sono ripassato una volta in tutte le mie perline di base e poi ho fatto tre giri, ho lavorato a tre giri di peyote. Ora andiamo a prendere il nostro Rivoli e lo vado a posizionare come al solito a faccia in su. Ok, quindi tiro. E ora vado a stringere con le 15.0. Sì, ci vorrebbero le 11, però questo giro mi ha preso la botta di matto, quindi ho chiuso con le 15. Quindi adesso mi vado a provare le 15 e vado a stringere la mia incastonatura con Rokai 15.0. Quindi esco da una 8.0, prendo una 15.0 e mi inserisco nella 8 successiva. Quindi è semplicissimo, poi dopo tiro per bene, ripasso un po' tra tutte le varie perline per rinforzare la mia incastonatura. Ok ragazze, fate voi così e ci vediamo tra pochissimo.
Ecco qua, ho chiuso la mia incastonatura. Testa a fuoco, 5, eccola qua, vedete? Molto più, cioè, non mi piace così, insomma. Adesso passo un pochino tra le varie perline per rinforzare per bene. Ho dato una bella stretta, comunque ho tirato bene 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 il filo, così sono sicurissima. E adesso dobbiamo andare a lavorare, quindi al centro della lavorazione. Quindi 1, 2, 3. Possiamo 3, sì. Allora, aspettate ragazze che ecco qua. Passo un'altra 15. Bene, tiro per bene il mio filo, così è tutto bello chiuso, e adesso mi porto in diagonale ad uscire dalla terza rocaille. Così. Vediamo se mette a fuoco. Eccola qua, vedete? Quindi usciamo proprio sempre al centro, cioè sempre, proprio sempre al centro. Vabbè, usciamo al centro della lavorazione. Ok. Ora vado a prendere la prima colorazione di Super Duo. Ok, quindi due Super Duo sul mio ago e mi inserisco nella 80 successiva. Di nuovo, due Super Duo. Insomma, fino alla fine del giro dobbiamo fare questo lavoro semplicissimo. Due Super Duo. E ci inseriamo nella 8 successiva. Quindi una cosa veramente semplicissima, ragazze. Ci vediamo alla fine del giro. Allora, ho finito il mio giro con le super duo. Adesso sto uscendo da un foro basso, giro il lavoro per comodità e rientro nel foro alto di una super duo. Una qualsiasi, tranquille. Ora, cosa dobbiamo fare? Io prendo la mia seconda colorazione di Super Duo, quindi una Super Duo sul mio ago e mi inserisco nel foro della Super Duo successiva. Così. Ora vado a prendere una 15, una 11, una 15. Eccole qua. E mi inserisco quindi nel foro della Super Duo seguente. Ok, di nuovo qui nello spazio vado a inserire una Super Duo in questo modo e qui tra la coppia delle mie Super Duo di ciao ragazze, tra la coppia di Super Duo vado ad inserire una 15-0, una 11-0, una 15-0. Ok, allora adesso sistemiamo per bene e vi faccio vedere quello che dobbiamo fare fino alla fine del giro. È questo, inserire, vediamo se mette a fuoco, quindi tra le nostre super duo un picot formato da una 15, una 11, una 15 e tra una coppia di super duo e l'altra, testa a fuoco, santa pazienza, una super duo. Niente, non vuole mettere a fuoco. Ecco. Quindi ragazzi, fino alla fine del giro dovete fare questo lavoro. Non vi preoccupate se poi la lavorazione vi sembrerà un pochino sbilenca, perché diciamo viene così. Poi all'ultimo, penultimo, ultimo giro si comincia a stabilizzare un bel po', vedete? Anche se ci rimangono abbastanza, cioè è morbida, ma non è morbidissima, però le nostre punte sono belle. Tese comunque, quindi non vi preoccupate se andando avanti con la lavorazione vi sembrerà un po' tutto sbilenco,
Mi ero preoccupata anch'io, ma poi si sistema tutto alla fine della lavorazione. Ok, ragazze, quindi fino alla fine del giro dovete inserire la sequenza che io vi ho detto. Quindi una super duo tra le coppie, vedete, di super duo e tra le super duo, tra la coppia di super duo, una 15, una 11, una 15. Ok, a tra poco, ragazze. Ecco qua ragazze, ho terminato il giro. Ora, vabbè, giro il lavoro sempre per comodità. Sto uscendo da una 11.0 centrale, quindi quella di questo picot. Ora dobbiamo andare a prendere 3 rocaille 11.0 e ci inseriamo nel foro alto di questa Super Duo. Ok. Usciamo dal foro alto della Super Duo, di nuovo prendiamo 3 rocaille 11.0 e ci inseriamo nella rocaille centrale del picot successivo. Usciamo da questo picot, di nuovo 3 rocaille 11.0 sul nostro ago e ci inseriamo nel foro alto della Super Duo. In questo modo e facciamo questo lavoro fino alla fine del giro. Ok, ragazze, a tra poco. Allora, ragazze, ho terminato il giro con le 11.0. Vedete che non è perfetto, praticamente sembra un merletto arricciato. Vabbè, comunque adesso guardate bene, noi abbiamo una parte larga e una parte stretta. In questa parte larga noi dobbiamo andare ad inserire i bicono Swarovski, quindi prendiamo una rocaille 11.0, un bicono da 4 mm e un'altra rocaille 11.0, perfetto, e ci inseriamo, vedete, nella puntina successiva in questo modo e tiriamo e abbiamo posizionato il picot. Ora vado a prendere di nuovo la prima colorazione, nel mio caso di perline, quindi di Super Duo, perdonatemi, di Super Duo, quindi due Super Duo sul mio ago e mi inserisco, vedete, quindi nel picot successivo, aspettate, sistemo. Quindi nello spazio largo andremo ad inserire i bicono, scusate. E nello spazio più stretto andremo ad inserire due super duo. Quindi adesso qui abbiamo lo spazio largo, vado a prendere una rocaille 11.0, la mia seconda colorazione di bicono Swarovski e un'altra 11.0 e mi inserisco quindi nella rocaille centrale successiva del picot successivo e tiro. Ora qui nello spazio andrò ad inserire sempre due super duo, quindi vado a prendere due super duo e mi inserisco sempre nella rocaille centrale del picot successivo. Quindi per tutto il giro io farò questo lavoro. Come ho detto, non vi preoccupate, vedete se la lavorazione si alza, non è perfettamente, come si dice, piatta. Si sistemerà dopo, più tardi, insomma, tra il penultimo e l'ultimo giro. Infatti stiamo adesso facendo questo è il terz'ultimo giro, poi c'è il penultimo e l'ultimo, sì, siamo quasi alla fine. Quindi ragazze, per tutto il giro dovete fare questo lavoro. Dove lo spazio è più largo andiamo ad inserire un bicono Swarovski, nello spazio più stretto due super duo. Ok ragazze, a tra poco. Ecco qua ragazze, ho finito il mio giro e come vedete è un qualcosa di pazzesco. Cioè, io ve l'ho detto che non rimane subito piatto. Allora, sto uscendo da un bicono Swarovski, vado a prendere una rocaille 11.0 Toho, sempre ve lo ripeto, e mi inserisco nel foro alto
della Super Duo seguente e tiro. Nello spazio tra le mie Super Duo vado ad inserire una Super Duo. Ecco qua. Così. E tiro. Esco dal foro alto della mia Super Duo, vado a prendere un'altra Rokail 110 e mi inserisco ed esco solo dal bicono Swarovski. Così tiro e posiziono. Quindi uscendo dal bicono Swarovski vado a prendere un'altra Rokai 110 e mi inserisco nel foro alto della mia Super Duo. Nella coppia qui di Super Duo vado a posizionare un'altra Super Duo. E questo lavoro quindi lo faccio fino alla fine del giro. Piano piano, e poi tiriamo bene, vedete, le nostre punte si andranno a sistemare. Quindi non vi preoccupate assolutamente. Ok, ragazze, questo video sarà forse un pochino lungo, però vi sto spiegando tutti i passaggi per realizzare questo orecchino. Ok, ragazze, io adesso continuo a fare questo lavoro, tanto dobbiamo inserire solamente Rokai 110 in questo giro. E ci vediamo tra poco. Allora, ragazze, adesso vi faccio vedere. Ho finito il giro con tutte le mie 110 e già la lavorazione si è sistemata molto, vedete? Bisogna anche tirare abbastanza il filo quando avete inserito il tutto, in modo da posizionare bene anche cioè tutte le 110 e quindi far appiattire, appiattire, insomma, far sistemare tutte le nostre perline. Però piano piano poi passando ripassando comunque si sistema ancora di più. Allora adesso sto uscendo da una Rokai 110, questa prima delle Super Duo. Vediamo se riesco a farvi vedere questa qui. E adesso dobbiamo andare ad inserire 3 Rokai 110, quindi 3 110 sul nostro ago e entriamo nel foro alto della Super Duo. Scusate, ma c'è il tavolino che di legno, un sacco di casino. Esco dal foro alto della Super Duo, di nuovo prendo 3 Rokail 110 e entro nella 11 prima del bicono, poi passo il bicono e sbuco dalla 11 dopo il bicono. Vediamo se riesco a farvi vedere bene. Oggi non so perché non metta fuoco. Vediamo un po', cioè proprio niente, eh? Non andiamo così, ecco qua, così. Ok, e tiro il mio filo. Quindi uscendo da questa 110 dopo il bicono, prendo di nuovo 3 Rokai 110, risalgo sempre nel foro alto della mia Super Duo, esco dalla Super Duo, riprendo sempre 3 Rokai 110, sempre Toho, entro nella 11 prima del bicono, passo il bicono e sbuco sempre dalla 110 dopo il bicono. Ecco qua, così. E sono pronta ad inserire altre 3 Rokail 110. Quindi è semplicissimo, facilissimo, e facciamo questo lavoro fino alla fine del giro. Praticamente questo è il penultimo giro, dopodiché ci rimane solamente di fare le puntine sopra i nostri, diciamo, petali, e l'orecchino, diciamo, è terminato. Volevo fare anche un giro di 150 qui sul bordo del rivoli incastonato, però poi dico vabbè, no, lasciamolo libero perché poi si vede il colore di queste Super Duo che sono bellissime. Certo, alla luce del sole rende anche molto meglio. Niente, ragazze, quindi fino alla fine del giro dobbiamo inserire sempre 3 Rokai 110
E niente, ci vediamo tra poco per l'ultimo giro. A tra poco. Allora, ragazze, ho terminato il mio giro con le 11.0. Vedete che la lavorazione adesso è bella tesa. Vedete? Allora, se vi piace potete lasciarlo così, però io continuo giustamente come per l'altro. Quindi sto uscendo dalla rocaille 11.0, questa qui prima del foro alto della Super Duo. Adesso devo andare a prendere una 15. Allora, una 15.0, poi una Rocaille 8.0 e di nuovo una Rocaille 15.0. Eccole qua, quindi una 15, una 8 e una 15. E mi inserisco quindi nelle rocaille successive in questo modo, ripasso attraverso il bicono. Allora, aspettate che è più facile, ecco qui, così. Quindi ripasso, poi va bene, vanno sistemate con le dita per bene, ecco, vedete. Poi risalgo. Uscendo dal bicono, risalgo attraverso tutte le mie rocaille, ok, così, e di nuovo vado a prendere una 15, una 8 e una 15 e mi inserisco in tutte le rocaille successive. Aspettate, va bene. Così, diciamo così va. Ok, poi sistemo bene tutte le mie perline, passo come al solito anche il bicono e mi porto ad uscire dalle successive rocaille, stando attenta a non fare i casini col filo. Ecco, insomma, va bene. Niente, quindi faccio questo lavoro fino alla fine del giro. E poi metto praticamente la mia monachella, il mio perno, insomma, quello che voglio. Niente, quindi è semplicissimo, non ci vuole un granché. E niente. Io adesso continuo e poi dopo metto una foto, diciamo, degli orecchini terminati. Ok, ragazze, diciamo che gli orecchini, adesso sceglierò il nome che mi avete, tra tutti i nomi che mi avete suggerito, sceglierò il nome adatto per questo orecchino, per questi orecchini. E niente, quindi ragazze, a tra poco. Ecco qui, ragazze, ho terminato l'orecchino e ho aggiunto su questo, che abbiamo fatto insieme, anche la decorazione intorno a Rivoli e devo dire che mi piace ancora di più che così, quindi andrò a farla anche qui. Basta uscire da 180 sotto al bordo, quindi da quelle un pochino più sporgenti, vedete queste qui, aspettate, adesso vi faccio vedere, da queste qui un pochino più sporgenti, queste. Oh, ma perché oggi non metto a fuoco queste qui più sporgenti? Queste qua, ecco così. E qui poi io ho inserito 5 rocaille 15.0 e ho fatto tutti i picot. Quindi è semplicissimo. I materiali sono sempre poverissimi, cioè poverissimi nel senso che sono solamente super duo rocaille. E poi ci sono i nostri amati Swarovski, che danno quel tocco in più a questo orecchino, che potete utilizzarlo anche come ciondolo se vi piace, quindi anche un bel ciondolo. Magari faccio una bella collana con il bicono, sempre della Swarovski, insomma, potete fare quello che volete.
Comunque, ecco qua, quindi questo è il tutorial, adesso vedrò tutti i nomi che mi state suggerendo, sceglierò quello che mi piace di più, farò un altro video in cui darò il nome che mi ha colpito tra tutti quelli che mi avete inviato e quindi citerò anche la ragazza che me l'ha suggerito. Ok ragazze, come al solito, se vi piace questo tutorial lasciatemi un like. Se non vi piace, non ci posso fare niente, sinceramente parlando. E poi ho visto che il tutorial degli orecchini di Carmela ci sono 5 dislike. Vorrei sapere, ma perché? Che c'hanno che, non so, le persone praticamente hanno messo il dislike. Vabbè, comunque, fatto sta che io con questo vi lascio, vi saluto, vi mando un mega bacione. Quindi suggeritemi il nome che più vi sembra adatto, anche per poterlo fare anche in altre colorazioni, quindi non solo in blu, perché questo lo possiamo fare in tutte le colorazioni che ci piace. Quindi suggeritemi il nome adatto da poter usare con tutte le colorazioni che vogliamo, sia di Super Duo che di Swarovski. Ok, ragazze, lasciatemi pollice in su, pipipi, ok. Iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi, commentate, poi mettetemi tanti like, per favore, ve lo chiedo con il cuore in mano, please. E che altro? Attivate la campanella se volete seguirmi. Dunque, tra poco girerò anche un video creazioni, sono delle commissioni che mi hanno ordinato e vi faccio vedere quello che mi è stato richiesto. Ok ragazze, un bacione, buon tutorial, ciao, ciao 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 ciao!